siamo quasi a ridosso della panchina di Mazzolini, che chiede anche il fallo. Attenzione a questo pallone in area di rigore, che non è in posizione di rigore, e c'è il pallone del Milan. L'assistente, vediamo se no, sta risultando, perché l'internautico sembravano andare a protestare nei confronti dell'assistente. Direi bravissima a tenere la sfera, che per una questione di centimetri non si è staccata, è rimbalzata sul palo, quindi un legno colpito alla formazione di Massimo Drago quando da poco avevamo superato l'ora di gioco. Adesso il Modena che si propone, ma molto bravo ora ad intercettare la partita, e l'intensità del crotone sta crescendo minuto dopo minuto, anche se però vengono commessi degli errori sul pallone giocato in maniera abbastanza semplice, come in questa circostanza bisogna approfittare dei mani. Adesso l'ora di gol, parte poi il tiro dal limite a parte di Moretti, e poi da parte di Coglioni, e mette in rete, doppietta per lui, e al 63esimo minuto in Modena prova a chiudere la partita, poi non ci riesce. Un gol arrivato forse nel miglior momento del Crotone, due gol arrivati nel miglior momento del Crotone, il primo stagio per me nel primo tempo, ed è arrivato un gol che suonava molto pesante. Adesso dopo il palo di Gabrielotti, sembrava che la partita potesse diventare quantomeno più semplice da affrontare, dove rimorano le stelle. Invece su questo pallone perso malamente in fase offensiva è nata un'azione di contropiede per il Modena. Lazaric solo di fronte a lui a una decina di metri ha tirato di potenza, di precisione, non di potenza, scusa. C'è stato l'intervento di Caglioni che evita quindi il poker della formazione avversaria. Poco fa invece Maiello ha sfiorato gol 3-1 calciando di potenza nella rigore. Due squadre che non si risparmiano fino all'ultimo. È stata, diciamo, una bella partita sul piano delle emozioni, ma per chi è di fede contenente oggi è stata una sofferenza. Finisce qui 3-0, ti riferisco il direttore di gara, decidono le fiate di Antonio, gol 3-0 di Lazare, dice due pari per il Crotone, forse un calcio di rigore. Oggi è andato veramente in questo. Tra poco mister Massimo Drago negli spogliatoi, la linea può tornare allo spogliatoio. Da Abruzzese, poi c'è Maiello, avanza Maiello a tre quarti campo, cambia tutto verso un compagno, ma il pallone viene allontanato da la gara di protezione, ma tutto si è un po' forte la gara, c'è di fronte a Caglioni, attenzione per Caglioni, e questo secondo tempo la Zalic approfitta di una sbagliata di Matuto e riesce a siglare il 3-0, guadagnando su quindi il gol.